Siamo all'Officina Meccanica Giuliani di Carnago. L'officina è stata fondata addirittura da mio nonno negli anni 50. Successivamente è entrato mio papà nell'attività. Hanno costruito questo capannone nel fine anni 60 e da qualche anno che sono subentrato io. Siamo una decina di dipendenti ad oggi e i settori variano dal settore valvolame, perché questa forse è un po' la zona, inserendo altri settori tipo chi costruisce macchine o piuttosto che prototipi, perché abbiamo qualche cliente che sono proprio anche start-up. Conosciamo il controllo Mazak, sinceramente non conosciamo l'ultimo controllo Mazak, non l'abbiamo toccato con mano, l'abbiamo visto delle simulazioni e tutto, affascina perché tante cose, tanti problemi te li risolvi direttamente in macchina e forse è una soluzione più intuitiva per far crescere un pochettino i giovani, perché sono unità più intuitive, di tocchi forse un po' più con mano quello che stai facendo rispetto a un controllo tradizionale, diciamo. La nostra prima Mazak è stata una delle prime macchine che ho voluto io personalmente, perché aveva una soluzione diversa dalle sue concorrenti e quindi abbiamo installato quella prima Mazak un po' di anni fa. Dopo le cose sono andate diversamente, perché c'era bisogno tutto in un colpo e velocemente di sostituire più macchine, e all'epoca man mano che si andava avanti necessitavano magari macchine un po' più grossi, magari in particolare erano più semplici di quello che facciamo oggi, e quindi si è scelto di non seguire la strada Mazak. Man mano che vai avanti però ti rendi conto che se vuoi cambiare leggermente come tipologia di qualità dei propri prodotti, se hai macchine al di là di essere più performanti o meno, non sto a discutere quello, ma che durano nel tempo, e adesso vabbè, in questo caso arriva una fresa 5 assi e quindi la scelta è ricaduta su Mazak, perché è una casa che ha esperienza su delle fresature 5 assi e uno ha dato fiducia a questo aspetto. La 5 assi non ce l'ha, non è piazzata in tutte le officine e ti dà un'opportunità diversa di buttarti in campi, in lavorazioni che fino ad oggi non potevi neanche guardare, no? Devo dire che io cercavo una macchina magari leggermente più grossa come taglia. Il loro commerciale ci ha dato proprio l'idea di dire: ma guarda che forse esageri, proviamo questa taglia. Diciamo che tante cose sotto l'aspetto tecnico si è stati consigliati e dopo uno ci ragiona, ci pensa e dice: bah, forse non è una brutta idea, una brutta soluzione. E quindi abbiamo comprato magari degli optional che neanche sapevamo dell'esistenza. Beh, la vedi andare alla Mazak come movimento assi, è una cosa che, anche se non ti piace la meccanica, ti piace come si muove la macchina, come al di là se fa trucciolo o meno, comunque come si muove, questa linearità, questa cosa, è una macchina che secondo me che convince, no?